Salve amici YouTube e benvenuti nel mio canale LoloTube. Come prima cosa volevo augurarvi a tutti quanti buone feste e buon inizio anno. E come sempre, se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale, a voi non vi costa nulla, a me fa crescere. Ebbene amici, alla fine ci sono caduto anch'io e ho preso i Mini 2. E come vedete qui abbiamo i miei droni, il Fimix 8, il DJ Tello e questo è il DJ Mini 2. Adesso prendiamolo qui e iniziamo una semplice e veloce unboxing. Faccio cadere. Eccolo qui. Sempre la parte più bella è lo spacchettamento. Eccoci. Wow. Sti cavoli, ragazzi. Eccolo qui, è veramente piccolo e leggerissimo soprattutto. Vediamo cosa c'è dentro la scatola, ma credo che sarà ben poco, perché questa non è la versione combo, è la versione normale, semplice, di drone. Un cacciavite per cambiare le eliche, gli adattatori per il telecomando. Questo è per alimentare direttamente dal drone la batteria, le eliche di ricambio. E qui ci sono le levette del radiocomando di riserva. E altro non c'è. Ecco. Vedete, altro non c'è. Cioè il telecomando, che si può dire è più pesante il telecomando che il drone, ma come già avete visto in altri unboxing ormai conoscete perfettamente questo drone. Ecco qui. Eccolo qui, veramente bello. Ti raccomando, veramente più pesante del drone, eh? Eh sì. Molto bello, qui si collega, credo, il telefonino. Vediamo come si apre. Qui ci sono i pomelli del telecomando che si invitano. Molto comodo questa soluzione, perché così è più facile per trasportarlo. Ah, qui c'è per attaccarlo. Eccolo qui. Vedete? Ah, veramente ben fatto, è anche antiscivolo. I comandi sembrano abbastanza bene rispondere alle sollecitazioni. Soliti pulsanti per attivare la telecamera, la fotocamera, per muovere il gimbal. Poi c'è la modalità cinema, vedo, normal e sport. Questo dovrebbe essere il bottone per pianificare, per bottone programmabile per mettere i comandi che uno vuole. E questo non so, dovrò leggermene sulle istruzioni cos'è questo bottoncino qui. Ecco, è molto 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 ben fatto, diciamo. Allora, aspetta che mettiamo via questo cavo prima di far danni. Dovrei capire come chiudere questo coso. Eccoci. Ok, intanto lo lasciamo qua. E qui c'è il drone. Questo si apre così. Anche questo, opla, eccoli, si gira così e così. Vedete, mio dio, è veramente leggero. Tiriamo via le plastichine. Eccoci. Ah, comodo il coprigimbal. E qui dentro c'è per mettere. Veramente ben fatto e leggero. Qua dentro c'è la batteria. Ecco qui, l'autonomia di volo dovrebbe essere dichiarata sui 30 minuti, ma credo che, anzi non l'ho ancora provato, ma ho visto tantissime recensioni e credo che sarà sui 26-27 minuti. Ed eccolo qui il drone spacchettato. Tiriamo via ancora questo adesivo, visto che siamo qui. Eccoci. Eccolo qui. Ecco ragazzi,
Eccolo qua, abbiamo spacchettato, abbiamo tirato via tutti gli adesivi. Questo è il drone, veramente leggero, però ben fatto. Come ho detto, dentro in questa versione c'è soltanto che gli adattatori per il telecomando e il cacciavite per cambiare le eliche. Ci sono due eliche, un paio di eliche di ricambio. Per fortuna c'è il coprigimbal, una cosa importantissima. Eccoci, adesso lo proveremo. Ho preso il Mini 2, ha una buona portata di distanza, dovrebbe arrivare sui... Loro lo danno per 3 km, ma già fare 1 km in zona abitata, urbana, sarebbe il massimo. Ma comunque a me basta che a 300-400 metri il segnale sia sempre ottimale. Questo non mi interessa, perché per fare delle buone riprese non serve andare tanto lontano. L'importante è che sia stabile il segnale. Appena sarà possibile, il tempo sarà più clemente, faremo qualche bel filmato con il Mini 2. E come sempre amici, se vi è piaciuto questo video, ci vediamo ai prossimi unboxing o recensioni o qualsiasi altra cosa, e mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale.